Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 21 aprile, dopo interrogazioni e interpellanze, l'assessore alla sanità ha illustrato all'Assemblea i principi del nuovo piano di organizzazione dei servizi di assistenza territoriale, cui è seguito un ampio dibattito. In chiusura di seduta è iniziata la discussione di due atti di indirizzo per la difesa e la valorizzazione dell'ospedale San Luigi di Orbassano. Una fiaccolata per le vie di Torino, proiezioni di cinema civile con Aiace e una serie di eventi collaterali, tra cui la presentazione delle lapidi restaurate per ricordare il 70° anniversario della Liberazione. In particolare, il 25 aprile, il Comitato Resistente Costituzione aderisce per il secondo anno a Jazz della Liberazione, con momenti musicali nell'ambito del programma presentato allo Student Zone dei Murazzi. Stefano Zenni, direttore artistico Torino Jazz Festival. Ci sarà un'anteprima il 25 aprile e chiudiamo invece col 2 giugno, perché poi il festival si sposta alla fine di maggio, quindi all'interno di queste due date istituzionali, poi dal 28 maggio al 2 giugno appunto ci sarà la quarta edizione del Torino Jazz Festival. Riparte anche quest'anno, su iniziativa della Biblioteca della Regione, il Battello dei Libri, con la presentazione di volumi di autori ed editori piemontesi. Dal 27 al 30 aprile, dal 4 al 7 maggio, corsa giornaliera gratuita, previa prenotazione, alle 15.30, con partenza e arrivo da Corso Cairoli. Durante la navigazione lungo il Po saranno presenti l'autore e attori della Fondazione Teatro Ragazzi, che ne leggeranno alcuni brani. Alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino è visitabile fino al 27 giugno la mostra Ex Voto e Sindone, promossa e organizzata dal Consiglio regionale. Al centro della rassegna una selezione di documenti antichi dal 500 al 700 a tema sindonico, numerosi ex voto originali provenienti da enti e musei piemontesi e circa 80 produzioni fotografiche di tavole votive di epoche e soggetti diversi. Franca Porticelli, Biblioteca Nazionale. La Sindone è presente già in antico proprio come testimonianza della fede e della divinità dei Savoia e come dimostrazione del potere dinastico della casa regnante. Renato Grimaldi, Università di Torino. Abbiamo esposto ex voto di guerra, ex voto invece ci raccontano degli incidenti sul lavoro, abbiamo ex voto che riguardano la malattia, più del 50% delle tavolette votive presenti nei santuari piemontesi sono infatti ex voto di malattia. Inaugurazione il 2 maggio a Gemme nel Novarese di Piemonte Incanto, festival della coralità piemontese che si svolge in 25 tappe sul territorio regionale, coinvolgendo circa 6.000 coristi. La rassegna è stata presentata a Palazzo Lascaris dall'Associazione Cori Piemontesi, con un intrattenimento nel cortile eseguito dal coro di allievi della scuola elementare Perotti di Torino. È tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.